Ciao! Mandate via senza di me! Sì, sì, andiamo. Ciao! Ciao! Che bella considerazione che ho in questa vita. Ciao! Amore, ciao! Ciao! Buona passeggiata! Siamo qua, impazienti, sia io, che Auri, che Laura. Fortunatamente è andata Laura a ordinare, quindi non sappiamo cosa ha ordinato. Si sta facendo la pappa. Ma com'è possibile che mangia così tanto? Oddio. Io so perché mangia così tanto. No, non può essere quello. Ciao ragazzi! We go on and on and on. Amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti da Jack Frost! Sono tutto bianco! Cosa stai facendo con la borsetta della Laura? Brava Auri, brava! Ah, un'altra passa avventura quest'oggi ci aspetta, quindi state pronti che ne vedrete delle belle. Però prima di tutto... Devi andare a fare colazione. Prevedo una lunga giornata da solo perché mi stanno sdobbando. No. Ciao, c'ero anch'io una volta, ragazze. Ciao! Ciao! Mandate via senza di me! Sì, sì, andiamo. Ciao! Ciao! Che bella considerazione che ho in questa vita. Ciao! Amore, ciao! Ciao! Buona passeggiata! Si può snobbare un papà? Penso di sì, perché è quello che loro stanno facendo con me. Sì, si può snobbare un papà. Donne pazze allo shopping. Ragazzi, non ci sono. Non c'è money. Via, via. Mi raccomando. Via, via. Quando hai un papà intelligente che però si dimentica il passeggino a casa. Va bene, Auri, dirì, non ci sono problemi. Perché noi. Non ci sono problemi. Dammi ciuccio però. No, niente ciuccio. Camminiamo così noi. Bella idea. La vuoi la brioche? Mi dai il ciuccio allora? No, io ci provo sempre, però prima o poi ci riuscirò. A Natale, sto aspettando Natale, così viene Babbo Natale, lasciamo il ciuccio nell'albero e porti i regali, però porta via il ciuccio, giusto? No. No, niente regali piuttosto, vero? Va bene. Brioche con la marmellata o col cioccolato? Tu, Lauretta? Io brioche vuota, vado per una cosa un po' più soft. Soft, meglio vuota. Viva la dieta! Siamo qua, impazienti, sia io, che Auri, che Laura. Fortunatamente è data Laura a ordinare, quindi non sappiamo cosa ha ordinato. Però ho tanta fame! Amore, hai fame? Mangiamo la pappona adesso? Sì, appena arriva pappa, via cartoni e via ciuccetto. Poverina, è stata brava, quindi 5 minuti di cartoni glieli concediamo stavolta. Ma cosa hai preso di buono, Lauretta? Tantissime cose. Oh, sono appena arrivate. Spremuta. Grazie. Cos'è, Auri? In realtà era mio quel succo, vabbè, ok, vabbè. Ti hai rubato il succo? Era mio quel succo, vabbè, bevilo, dai, vabbè, bevilo. Ma quante cose hai comprato, Laura? Quante cose hai preso? Come mai così tante cose? Perché ho fame, ho tanta fame. Buono, Aurora! Allora sei già impossessata. Sì, vabbè, del succo. Ma era mio quel succo, anche la spremuta volevo assaggiare. Infatti. Ma tutto, no! Ehi, ma stai buono? Ma assaggia questa. C'è anche il papà, eh. Buona. Comunque, ho preso due brioche. Sì, di tipo, cui? Di cui una vuota e una col cioccolato. Sì. Ma sono tipo quelle vegane, adesso non mi ricordo bene. Casa mia sono integrali. Ah, comunque. ecco, vabbè. Due pizzette. Oltre alle pizzette penso che avevi preso anche un pezzo di mozzarella in carrozza. Esatto. Posso assaggiarlo anch'io? Va bene, assaggiamo. Era tutto per me. Come era tutto per te? Beh, avevo fame, ti ho detto che avevo fame. Poi due bignè. Sì. E questa qua che dovrebbe essere
con la crema pasticcera, però non sono sicura. Questa sembra... Hai visto che sui brillantini? Sembra un tortino di riso. Sì, ma sui brillantini. Non è brillantini. Sì, sono brillantini. Ma no, è... Sono brillantini. Ma non sono brillantini. Guarda Auri quando dici brillantini come guarda. È zucchero velo con brillantini. Va bene, direi di darci dentro adesso. Quindi mangiamo la pappone. Lecca, lecca, amore, che si è sporcata. Lecca, 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 lecca. Brava Auri. Stiamo mangiando. Non è male. Io volevo quella normale. Papà, però l'avevano finita e allora ho preso quella integrale ed è buona. Non vendi questa. Questo qua piccolino? Ma ragazzi, mi state mangiando tutto. Dai, calma, non è tutto per te, è anche per noi. Era tutto mio e anche questi sono miei. Auri, glielo rubiamo. È mio. Di chi è? Va bene? Dei tre, fra i due litiganti? Ma posso gode, mangia! Papà ci mangia questo. Grazie Laura! Buono! Devi provarlo questo. Buono? Buono. Ho ragione. Era mio comunque. Il tuo com'è, Auri? Buono. Buono. Aurora, me l'hai finito. Mi hai finito tutto il succo. No, non rido io. No, cioè, mi avete finito tutto. Ma una... stai mangiando pure la pizzetta, Laura, stai mangiando troppo, cosa succede? Una su due, perché l'altra la sta mangiando sempre Aurora. Stai mangiando tantissimo, Laura. Ho troppa fame, non qualcosa puoi capire. Non va. Siamo usciti dal bar, sono andato a pagare e non avete idea della cifra che ho pagato. Ho tirato fuori un sacco di soldini. Ha mangiato davvero troppo la Laura. Però ora... Come non è vero? Avete mangiato tutto voi due? No. Ora dobbiamo andare a fare un piccolo regalino. Questa cosa però della Laura che sta mangiando tanto un pochino mi preoccupa. Vediamo che cosa. Magari è solo il verme solitario. Speriamo. Crociamo le dita. Come vi abbiamo detto, dobbiamo fare un regalo. È il compleanno dello zio Manu e lui è sfegatato di cose di Harry Potter. Giusto, Auri? No, non è la nonna, è lo zio. Buongiorno. E abbiamo buongiorno. Abbiamo trovato qualcosa di davvero carino. Guardate cosa abbiamo trovato. Ta-ta-ta-ta. Il tappeto di Harry Potter con scritto, non sono esperto di Harry Potter, ragazzi, con scritto Alumore, che sarebbe apriti. Confermi. Giusto? Confermo. Confermo. Prendiamo questo, amore? No, grazie. Come no? Hai giocato con le bambine sino adesso? No, grazie. No, giudicato. Siamo usciti! Ma sì, possono vederlo, possono vederlo loro. Guardate, un bel pacchettone proprio di Harry Potter. Che poi lo zio Manu si lamenta di noi che non gli facciamo regali. Davvero, guarda zio Manu, ti abbiamo fatto un super regalo. Abbiamo fatto un bellissimo regalo. Che poi non pensi. Adesso però dobbiamo cercare di arrivare verso la macchinetta. E qui il problema si complica perché è davvero distante. Io nel frattempo ho tantissima fame, ma non capisco perché. Ma come fai a avere ancora fame, Laura? Ho mangiato tantissimo e ho ancora fame. Hai mangiato un sacco, hai mangiato. C'è qualcosa che non va mai. Davvero, mica che vuoi mangiare ancora? Sì, per forza, ho tantissima fame, mi brontola persino la pancia. Auri, tu hai fame? Anche a te ha brontolato la pancia. Ma com'è possibile che avete così tanta fame? Sì, io ho famissima. Dai, cerchiamo di mangiare qualcosa. Sì, grazie. Quasi, quasi mi compro qualcosina. Ciao. Ho tanta fame. Le mandorle. Va bene, e anche... che tu prendi qualcosa, io vado a prendere la matte, ok? Va bene, sorpresa, dopo sorpresa. Intanto che il papà è andato a prendere la macchina, noi giochiamo. Vai, Auri! Basta, no. Ah, basta, cambia gioco. Dove vai? Sulla moto. Vai sull'altro? Super papà, vado a prendere la macchina che è distante. Ciao, buon divertimento. Ciao Auri. Ciao. Oh, mi saluti, era ora. Ciao. Ciao. Sempre solita storia, bro.
casa, dolce casa. La piccola, come avete visto, sta dormendo. Oh. Ho davvero tanta fame, c'è qualcosa che non va. Ho troppa fame, mi mangerei il mondo. Infatti ho messo su una pasta solo per me, perché te e Aurora non avete fame. Ma come hai messo sulla pasta, Laura? Mi sono anche slacciata i pantaloni. Ti sei mangiata persino i pacicci al mercato. No, ho davvero tantissima fame. Tu non puoi capire, ho davvero tanta fame. Credo che non mi basterà neanche il piatto di pasta che mi sono fatta. Ma si è veramente preparata la pasta. Si sta facendo la pappa. Ma com'è possibile che mangia così tanto? Oddio. Io so perché mangia così tanto. No, non può essere quello. E poi deve ancora aver freddo. Di solito hanno gli sbalzi di umore le persone che stavo pensando così. No, non può essere quello che sto pensando, Hanno sia sbalzi di umore che se caldo freddo improvvisamente. Ma ho cosa freddo, ho freddo. Ma come freddo? Ho troppo freddo in questa casa. Ma se ci sono 27 gradi, com'è possibile che fa freddo? No, Michael, c'è qualcosa che non va. Adesso caldo. Com'è caldo, Laura? Avevi freddo 2 secondi fa. Non lo so neanche cosa mi sta succedendo, davvero tanto caldo adesso. Oddio, Laura, io so cosa ti sta succedendo. Sei incinta! Bam! La famiglia si allarga. Oddio mio, un'altra Aurora in famiglia! Sì, bam! Come facciamo adesso? No, non si può, Laura. Com'è possibile, Laura? Non si può, Aurora. Dove la mettiamo la bambina? Sotto di là. Mettiamo la culla qua sotto. Ci potrebbe stare. Come facciamo con un'altra bambina, Laura? Non si può fare un'altra bambina adesso? No, troppo presto, Laura è ancora piccola, bisogna pensare prima. Poi come si fa? Si lavora? Come facciamo, Laura? Non lo so. Oh, Mike, ma che bambina! Ma secondo te adesso possiamo fare una bambina? Non lo so, abbiamo Aurora è piccolina, Aurora ha appena incominciato l'asilo. Io ho le mie cose da fare, devo andare al lavoro, tu hai il tuo lavoro. Ma no, ma che bambina, mamma, che caldo adesso che ho. Perché tutte queste cose, Laura? Non sei normale, non sei come tutti i giorni. No, ma certo che sono come tutti i giorni, mi sarà successo uno sbalzo di temperatura improvviso, non lo so. E poi stai mangiando troppo! Ma quello mangio sempre, però tanto. È vero, effettivamente oggi sto mangiando tanto. Tanto, più del solito. Ma perché le cose mie, Mike? Ma non lo sono incinta. Secondo te io mi metto a fare un bambino adesso? Assolutamente no. Per fortuna le cose tue. Le cose tue non sono problemi, è vero? Non riesco a capire molto bene queste cose. Che bello. Mi sento sollevato alla fine. Perché mi immaginavo già il nome del canale, dovevo cambiarlo di nuovo. Bam Family, no, perché allora o lo chiamavamo Brando, se era femmina Brandina, o se era con la M potremmo chiamarlo Michela, Michael, Michelle, Maurizio, e se era con la A comunque Aurora 2, Aurora 3, Aurora Bis, Aurora la Vendetta, Aurora Ritorno, Angelica, l'amichetta di Aurora, e Auronza, Arturo, sei maschio. Ah, e avevamo anche la soluzione comunque per il nome. Almeno non dovevamo cambiare nome e canale, perché The Bam Family rimarrà in eterno. Oh, che sollievo, ti giuro. Mi era venuto davvero male, però sono rallegrato. Non che non volessi una seconda Aurora, però attualmente la famiglia Bam Family sta bene così. Assolutamente. Ma poi sì. Avrei dovuto avere un'altra persona con cui condividere il mio canale YouTube, perché già quella piccola nana grassottella che sta dormendo di là vuole. Ah, bacio video, papà, bacio video. Vuole farne sempre di più. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono Aurora, a mia amica Angelica, perché ultimamente sta sparando questa cosa dell'Angelica, che ancora dobbiamo capirlo. Va bene ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovo video, con il numero totale dei membri della famiglia sempre uguale. Guida, Mike, Bau, Aurora, è tutto. Ci sono anche. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Got them.
dispiace. Guarda, guarda qua.